Operare per favorire l'integrazione dei migranti in territorio di Capitanata non è semplice. L'ANOLF mette in campo azioni per la loro tutela tutto l'anno e non solo nei mesi estivi della raccolta. Molti immigrati sono quelli transitori che passano dal territorio e poi vanno via. Quindi è sempre una storia nuova da riprendere. In agricoltura stanno crescendo molto i lavoratori africani e nordafricani. E stanno diminuendo molti gli italiani e quelli dall'est. In provincia di Foggia, inclusione degli stranieri regolari significa camper sanitari, assistenza contrattuale contro il caporalato, corsi di italiano ed educazione civica, come spiega la nuova presidente foggiana di ANOLF, eletta dal direttivo. I datori di lavori anche si rivolgono all'ANOLF e quindi noi cerchiamo di assisterli, di sostenerli. Alcune volte io mi trovo di fare anche la psicologa, perché praticamente viene una donna maltrattata dal marito e per un motivo, magari per chiedere anche a che punto sta il suo permesso di soggiorno, magari perché vuole essere aiutata, e la trovi che ti racconta anche della sua vita privata, come viene trattata. Rimane estesa la piaga dei ghetti Downi, 114 milioni dal PNRR per la loro chiusura, in progetti ancora fermi per un territorio già connotato come multietnico e interrazziale. Ghetto significa comunque lasciare chiuse e soprattutto isolate alcune realtà. Noi, il nostro obiettivo è quello di aprirli, di aprire una realtà dove possiamo trovare risorse, nuove realtà, nuove generazioni, nuove culture che siano incluse in un territorio che ha tanto anche da offrire.